La giornata è triste perché se n'è andato un amico, oltre che un grande allenatore, un grande uomo. Siamo qui a dare il nostro omaggio, il nostro ultimo saluto a Tonino Cerro. Mister, tu lo hai conosciuto da tanto tempo, io intanto ci tengo a precisare che sono amico di Giuseppe, non ho avuto lui come mister, però so quanto Giuseppe, diciamo, sarà proprio il ricordo che lascerà Tonino su questa terra, quindi il mio pensiero già l'ho espresso. Ma tutta questa gente che c'è qui, che fa parte del mondo del calcio e non, cosa testimonia? Ma cosa testimonia? Testimonia la grandezza di questa persona che è Tonino. Io dico una cosa, quando un uomo riesce a legare il nome al cognome, Tonino Cerro, ormai è tutto nome e cognome, è unico, quindi rimane una persona unica come rimane nei nostri cuori. Quello che stiamo facendo adesso noi dobbiamo spiegare, sì. Quello che stiamo facendo. È un cadeau alla famiglia, più che a noi stessi, per ricordarci chi siamo e chi era Tonino, e soprattutto qualche aneddoto, qualcosa di interessante, anche un ultimo saluto speciale per lui. Cercheremo di fermare, diciamo, i suoi compagni di vita, i suoi colleghi, i suoi familiari, speriamo, e vedremo che cosa ci lasceranno in dono a noi e a Tonino. Noi all'ultimo facciamo la faremo chiosa. Una chiosa. La chiosa. Dire qualcosa su Tonino Cerro, secondo me, dopo tutto quello che è stato detto in chiesa, secondo me mi sembra superfluo, anche se secondo me qualcosa che si è dimenticato dire è che Cerro vivrà sempre nei cuori, soprattutto nelle parole di noi palermitani, perché le sue battute rimarranno, come ti ho detto poco fa, proprio a pietre miliari della vita vissuta calcistica di noi addetti ai lavori. E, per esempio, ne posso citare una, che quando rientravano le sue squadre da una partita, lui non si preoccupava mai di dire che cosa avete fatto, ma sempre come avete giocato. E questo la faceva lunga sulla bontà, sulla cultura di calcio che aveva questo grande personaggio. E, fra l'altro, era pure capace che durante una partita, se un giocatore era responsabile di un gesto poco sportivo, lui, a costo di rimanere in 10, faceva uscire anche questo giocatore. Parliamo sempre di una persona che di una cultura calcistica, e poco fa, come diceva l'amico tuo gatto, secondo me lui, quello che aveva dentro, secondo me non l'ha vomitato, se l'è tenuto dentro, perché era un uomo, tra virgolette, molto riservato e di poche parole. Io difficilmente ho visto un uomo di calcio che cercava sempre di erudirsi, ma non solo con i testi calcistici, ma anche con una volta gli ho visto leggere L'idiota di Dostoevsky, e io non penso che molte persone, anche laureate, abbiano letto L'idiota di Dostoevsky, se non gente di teatro. E quindi il vuoto che sta lasciando, e mi sta lasciando, scusate, sono fatto debole, è enorme. Mi mancherà il compagno di tanti viaggi. Una cosa che ti ho detto spesso: lui voleva andare al cimitero a trovare mio fratello. Venerdì mi ha detto: forse ora con lui saremo vicini. Scusa. È un ricordo di Tonino. Cosa bella di Tonino era la sua ironia, vedi che scherzava pure con la sua malattia. Era amico di tutti, un ragazzo splendido, sempre disponibile, sempre. Ci mancherà, questa è una cosa certa. Non è che mancherà solo a noi o alla sua famiglia, mancherà al calcio. Sono di quei personaggi che, se non ci fossero stati, bisognava inventarli. Vado. Nel ricordo di Torino, un ricordo particolare, perché Tonino era un ragazzo eccezionale, un amico di tutti, dava sempre dei consigli, un uomo formidabile.
non ci sono parole per poterlo descrivere. Il dolore è fortissimo. Che cosa vedere? Un caloroso abbraccio va ai suoi familiari, in particolar modo anche al figlio Giuseppe. Speriamo che possa prendere le orme di suo padre. È un personaggio che mancherà molto a noi tutti, soprattutto palermitani. Guarda, di Tonino voglio ricordare la sua grande capacità di essere amico, e penso che se ognuno di noi riuscisse a esserlo almeno una volta nella vita come è stato lui, saremmo uomini migliori. Un ragazzo a cui ho mandato un messaggio per dirgli della dipartita di Tonino mi ha detto che adesso allenerà gli angeli. Sono convinto, senza che il Signore me ne voglia, che se li allena lui diventeranno angeli migliori. Cosa dire di Tonino? Persona di grande integrità morale, di grande spessore umano. Lascio un vuoto incolmabile, perché nel calcio persone come lui, che hanno fatto solo del bene, mancheranno tanto. Di lui il ricordo più bello forse il suo modo di salutare, quando ogni volta ci vedevamo, quell'abbraccio sincero, fraterno, dove sentivi proprio la sua lealtà, la sua onestà. Ciao Tonino, ci mancherai tanto. Allora, io mi ricordo di una persona, di un omone, una persona di 1,90 m, sempre allegro, che scherzava sempre, pensava sempre a mettere, aveva la parola buona, la battuta per rendere tutte le cose belle. E onestamente in questo modo mi viene pure difficile parlare. Io da quando ho saputo che non stava benissimo, non ho avuto la forza di andarla a vedere. E questo mi dispiace, perché mi voglio ricordare una persona com'era, basta. Insomma, trovare delle parole in questo momento è molto difficile, perché comunque Tonino Cerro per noi è stato un esempio di tante cose, quindi possono essere già sicuramente molti che hanno espresso tutto quello che penso io, che tutti pensiamo. Io mi piace ricordarlo come una persona molto, insomma, competente, che voleva bene veramente a tutti, e insomma era un piacere parlare di calcio con lui. Che dire di Tonino, ci sarebbe da scrivere un romanzo. La cosa più bella e più brutta della vita che può capitare a uno di sport, a uno che ha dato la vita per lo sport, per il calcio adulto e il calcio giovanile. Ci serviremo sempre un ricordo caro e affettuoso, specialmente per la famiglia. Ciao Tonino, grazie, ciao. È un momento, una giornata molto triste questo. Se ne va un uomo di sport, un amico, che in questi 10 anni di mia presidente abbiamo condiviso tante cose assieme. Un ultimo progetto che stiamo portando avanti proprio con le scuole calcio, all'insegna, diciamo, dello sport, del confronto con la famiglia. E proprio 10 giorni fa ci dovevamo incontrare per andare a Castelbuono e poi c'è voluto con Monsignor Manzella. Non riesco a esprimere, diciamo, tutto il dolore, perché sono ancora frastornato, anche perché un anno fa, quando ho preso della sua malattia, anch'io stavo male e dicevo: Tonino, ma vabbè, dobbiamo lottare. Non pensavo, diciamo, di trovarmi oggi qui così velocemente a perdere un amico, un uomo di sport, qualcosa che in questi 10 anni che ci siamo incontrati abbiamo, ripeto, condiviso molte iniziative assieme, perché non era solo calcio quello che facevamo, lo facevamo molto sociale assieme a Tonino. Ma che dire, siamo tanti e sicuramente ne mancano altrettanti. L'essere qua è una testimonianza per quello che sicuramente di buono ha fatto e ha fatto tanto. Non ricordo uno screzio in tantissimi anni di amicizia, di incontri e di scontri. Scontri sempre nella massima tranquillità verbale, fisica. Era un grosso giocatore, è stato un grossissimo allenatore, ma comunque rimane una grandissima persona. Quello che ha trasmesso a tutti noi è incredibile, e ci mancherà veramente, ma le parole non penso che basti.
Allora, che dire, una giornata così triste per la scomparsa di un grande uomo come Tonino, e che anche oggi ha saputo dare quella forza che lui aveva nel suo immenso uomo che era, è riuscito anche oggi a raggruppare tanti quegli amici, e quindi di questo gli dobbiamo dare atto. E ringrazio voi, a Salvo e a Piero, che state avendo questo servizio, perché per un uomo come Tonino è il minimo che si possa fare. Ripeto, di lui ci si può ricordare soltanto delle belle risate, delle belle parole e dei rapporti umani che erano al di fuori da questo sport che amiamo tutti e che oggi ci ritroviamo in questo momento veramente triste. Quindi omaggio a Tonino, nient'altro. Di Tonino Cerro che bisogna dire? Soltanto un esempio di correttezza, di professionalità, di dignità. L'ultima cosa che ricordo, perché è inutile insomma dilungarci, è nella sua malattia dava a tutti la forza e il coraggio. Grazie. Niente, oggi abbiamo una giornata di dolore perché abbiamo perso un grande, sia principalmente come uomo, che poi un grande uomo di sport, di calcio, perché lavorava molto nel settore giovanile. Niente, una perdita immensa. Cosa c'è da dire? Se n'è andato un grandissimo, un grande esempio da seguire per noi giovani, ma anche per quelli un po' meno giovani. Altre parole sono inutili in questo momento. Un abbraccio a Tonino, che da lassù sicuramente ci continuerà a seguire. Il ricordo che ho io di Tonino Cerro, dopo 45 anni di conoscenza e amicizia, campi, è, per me è una delle poche persone pulite in questo mondo. È una persona sempre allegra, disponibile, ha visto passare tante generazioni, è di un'umiltà unica, una persona che veramente è un dispiacere per noi perderla in questo mondo di calcio dove viviamo, purtroppo, che non ha i valori di Tonino Cerro. Beh, Tonino Cerro è stato per noi palermitani una figura emblematica per quanto riguarda lo sport che amiamo di più, che è il calcio. Persona straordinaria, sempre disponibile con gli amici, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse avuto bisogno. E ha dato la sua esperienza a tutti i giovani calciatori della Juventina. Io ho avuto l'onore e il piacere di affrontarlo come avversario quando lui giocava a Trapani, e ho avuto l'onore e il piacere di lavorare con lui alla Juventina con i miei bambini. Questo applauso che state sentendo rappresenta quanto amore abbia coltivato in tutti noi e che adesso ricambiamo con questo applauso. Credo che Tonino Cerro sia e rimarrà una figura più importante del calcio palermitano. Tonino, di Tonino cosa posso dire? Che siamo stati tanti anni assieme, ci conosciamo da 38 anni, è un grande guerriero, di battaglie ne abbiamo fatte tante, questo c'è da dire, un grande uomo, una persona per bene, una persona fantastica sotto tutti i punti di vista, si metteva sempre a disposizione con tutti, con i più piccoli, con i più grandi, non lo so, io in questo momento ho la confusione in testa, però diciamo che Tonino, anche vedendo qua quello che c'è oggi, francamente mi vengono i brividi, perché è stato sempre un grande lottatore, ecco, questo posso dire. Gli auguro che Tonino nell'altra vita possa stare bene come è stato bene in questa vita qua. Ciao grande Tonino. Allora, un grande uomo, uomo di sport, non ci sono parole, perché una persona come Tonino Cerro ci vuole, e non ho parole io, che siamo tutti emozionati, sai come il calcio siciliano se ne va a pezzi, cominciando da Tonino Cerro, diciamo, scusa, emozione, non ce l'ho.
Niente, Tonino rimane nei nostri cuori, purtroppo la vita ti mette a confronto di queste piccole e grandi cose che bisogna sicuramente sopportare e andare avanti. Certo, Tonino lascia una traccia fondamentale perché ha dimostrato in tutta la sua grande professionalità di poter sviluppare un grande calcio giovanile, poter fare del calcio giovanile veramente l'emblema della sportività e degli interessi del bambino. Ma cosa dirvi? Va via un pezzo di storia importante della nostra città, del nostro calcio, uomo di grande spessore, di grande valore, penso che ci sono poche cose da dire. Tonino fa parte della famiglia del calcio siciliano, fa parte del grande Palermo, fa parte di tanti aspetti importanti di crescita di giocatori, c'è qua diciamo un po' tutto quello che riguarda la sua vita. Oggi siamo qui che l'accompagniamo nel suo grande viaggio, spero che da lassù ci guarda, ci aspetta tutti quanti, ci gestisce un po'. Un bocca al lupo Tonino, un bacione. Vabbè, di Tonino io ho un grande ricordo perché tante volte la domenica siamo stati insieme a condividere le partite del Palermo con grande passione e grande impegno. Poi mi voleva sempre accanto a lui per tutti i convegni, per tutto ciò che era la didattica del calcio. Io ho sempre avuto verso di lui grande affetto e grande stima. Peccato perché secondo me si perde un uomo di calcio, un uomo buono, un uomo che ha dato secondo me alla città tanto entusiasmo e tanto amore. Cosa dire? La presenza di tutti significa quello che era Tonino, cioè un uomo che ha sempre unito e quello è quello che si vede oggi, cioè tutti presenti perché Tonino teneva uniti tutti, questo è il pensiero. Un saluto a Tonino che purtroppo ci ha lasciati, che sicuramente è una perdita importante per tutti noi palermitani e per il calcio. Come di solito lo chiamavamo noi, ciao Tonino, grande, lo chiamavamo una cassata, veramente un pensiero bellissimo per Tonino che adesso lassù speriamo che ci guardi da lontano. Non mi vengono le parole per tracciare la figura di Tonino, insomma chiunque l'abbia conosciuto sa che cosa stiamo perdendo oggi, cosa abbiamo perso. Tonino, amico mio, ciao. Una giornata triste, cosa dire, Catania non poteva mancare, 40 anni di amicizia purtroppo interrotti per un brutto male. Ci eravamo visti sabato scorso, era dovere da parte nostra, con José e Salvo abbiamo fatto una visita pur sapendo che probabilmente è l'ultima volta che ci saremmo visti. Purtroppo la vita ci porta questi momenti negativi, però incontrare tante persone di calcio e non solo è un segno fattivo che nella vita uno come Tonino ha lasciato un'impronta e ha fatto bene. Non poteva sicuramente mancare la nostra presenza. Ci mancherai tanto, soprattutto le tue battute, il tuo sorriso, il tuo spirito e la generosità. Un bacio. Sì, grande Tonino se ne va. Io sono stato un suo maestro, lui mi chiamava maestrone mio. Purtroppo non è facile digerire questa situazione, non si può morire a questa età. C'è un uomo della sua forza, della sua potenza e purtroppo il ciclo della vita, ognuno di noi abbiamo un messaggio e quando arriva questo messaggio bisogna dipartire. Devo dire, oggi è una triste giornata per noi tutti amici e che sportivi siciliani. Se ne va una parte di noi della storia siciliana di Tonino Cerro. Siamo addolorati immensamente, tristi, non so più quello che devo dire. Io l'ho avuto da bambina a 12-13 anni, per esempio, siamo stati vicini, uniti, con la famiglia, con tutto. Ci lascia un amaro veramente grande. Niente, come posso ricordare Tonino Cerro? Cerro è stato
il mio calciatore per 3 anni ad Agrigento, una persona per bene, una persona squisita, uno sportivo vero con dei valori che lo sport ha, di aiuto, solidarietà, amicizia, e quindi mi dispiace molto per la sua famiglia, per la signora Setti, i suoi figli, e abbiamo combattuto un po' assieme questa malattia, perché sono stato molto vicino questi anni e mezzo. Purtroppo ci hanno portato via, siamo tutti dispiaciuti perché era una bravissima persona. Rosario Amato, grande amico di Tonino, purtroppo. Quello che vediamo qua, si vede la grandezza di Tonino, la bontà di Tonino. Grande uomo, grande persona. Ci ha fatto riunire tutti, persone, ex calciatori, allenatori. Ci vediamo tutti qua ed è lui che ci sta riunendo. Dovrebbe essere qua fra di noi, ma è come se lo fosse, anzi lo è. Lo ringraziamo per questo, lo ringraziamo per averci riunito. Soffriva, lottava, non si pensava che fosse arrivato il suo momento, non si pensava, non si pensa mai, purtroppo, ma è sempre con noi e lo ringraziamo sempre. Ciao Tonino. Tonino, sei stato un grande amico, un grande uomo, e mi è dispiaciuto molto, veramente, anche perché noi ci conosciamo dal nostro rione. Ciao, riposa in pace. Guardi, Tonino era un grandissimo ragazzo, una persona per bene, e io l'ho avuto come giocatore ad Arcamo, e ero sempre felice di tenerlo con me, perché ero un ragazzo che ce n'erano pochi. E io mi auguro che Tonino, Dio e Gesù lo possa ricevere sempre quella nostra situazione. Ma Cerro è il migliore ragazzo che io ho conosciuto come giocatore, è bravo ragazzo. Un grande abbraccio, un grande saluto al nostro fratello Tony, che è stato per noi veramente un amico, un fratello e un grande, da parte mia Pino Casisa e tutta la famiglia. Abbiamo perso un grande amico, un grande uomo, un grande padre, un grande marito e anche un grande allenatore. Lo ricorderemo sempre nei nostri cuori. Noi abbiamo nella nostra società il figlio che sta crescendo assieme a noi, e siamo orgogliosi di avere un Cerro nell'organico degli allenatori della nostra squadra. Ma che dici, Tonino? Lo dimostra tutta questa gente, la folla, l'umanità, l'amicizia, cioè è l'amico di tutti, e quindi il fatto che c'è gente che non solo del calcio ma anche, diciamo, ecco, dello spettacolo, sia che Tonino Cerro è stato veramente un grande uomo. Ma Tonino, una persona veramente squisita, sto frequentando il corso di allenatore UEFA B, era con noi, e ve lo ricordo veramente con affetto, perché è una persona veramente eccezionale. Sono veramente dispiaciuto e do un abbraccio ai suoi familiari e sono veramente dispiaciuto al massimo. In un momento del genere non ci sono parole per poter esprimere la mancanza soprattutto di un uomo, perché Tonino è stato un punto di riferimento per tutti, ma ripeto, soprattutto dal punto di vista umano. Non credo che ci siano molte cose da poter aggiungere in un momento così triste. Ma cosa si può dire, Tonino? Solo una cosa, che era una bella persona. Io personalmente lo conoscevo da ragazzo, avevo un bel rapporto con lui, anche se ci si vedeva ogni tanto. Mancherà, nel mondo del calcio mancherà. Giorni fa è venuto in federazione a trovarci, per cui abbiamo parlato ed era un soggetto proprio vivo ancora, per cui è un amico, si perde veramente, una cosa proprio, un dispiacere enorme. Se lui avesse la possibilità di vedere quante persone ci sono qua che stanno a vedere questo, stanno a onorarlo, morirebbe più tranquillo. Un grande uomo di sport che ha saputo miscelare benissimo quell'attività di professionista a quella di dilettante.
facendo del calcio veramente un'attività sportiva senza esasperazione e senza niente. Ha sempre sdrammatizzato e ha cresciuto i ragazzi, li ha aiutati e del calcio ha fatto veramente la sua vita. È un grazie che lo dobbiamo tutti. E allora un saluto al mister maestro Tonino Cerro, anche da parte mia, insomma, che in questo caso rappresento l'ambiente arbitrale, ma comunque c'è un rapporto di vecchia data che ricordo con affetto per sicuramente la signorilità e la compostezza con la quale mister Cerro svolgeva il suo lavoro anche con le componenti arbitrali. Quindi va il mio ricordo di Tonino e un abbraccio a tutta la famiglia. Onorare la memoria di Tonino è troppo facile, perché Tonino era un grande sportivo e una grande persona. Io lo ricordo con affetto e con tanta dedizione, perché a parte che mi ha fatto l'onore di premiarci come allenatori non vincenti, perché non avevamo vinto nulla, ma solo per lo spirito di abnegazione che avevamo verso l'attività sportiva. E poi incontrarlo pure in campo era sempre un piacere, perché lui buttava sempre acqua sul fuoco. Quando c'erano atteggiamenti un pochettino irriguardosi nei confronti degli arbitri o dei ragazzi fra gli allievi stessi, lui era il tipo che riprendeva tutto e aveva tutto in mano per la sua grande personalità e la sua grande sportività. Un grande abbraccio a Tonino. Siamo qui a onorare Tonino Cerro. Sono tanti i ricordi che mi legano a lui, soprattutto, insomma, per chi mi conosce, io ho una vita molto dinamica, tanti contesti, ma quello dello sport e della federazione mi appartiene da tantissimi anni. Lui mi diceva sempre: ma cosa devo fare con te? Per vederti ti devo venire a prendere a casa. E così tante volte Tonino Cerro mi è venuto a prendere a casa, perché mi doveva portare in giro, voleva organizzare tanti progetti, qualcuno l'abbiamo fatto. È una cosa importante, lui mi metteva in contatto con dei laureandi, degli studenti per delle tesi in comunicazione sportiva. Aver appreso della sua scomparsa mi ha veramente fatto male, mi ha dato tanta tristezza, perché sono quelle presenze che vivi, che senti, la sua voce così imperante, la sua presenza. È difficile pensare che questo non possa accadere. Sono felice che la città di Palermo oggi si sia stretta intorno a lui. Un grande uomo, Tonino Cerro, un uomo di sport, un uomo di vita. Salve, in questa situazione si vedono tutti gli amici, perché poi sono le situazioni più brutte in questo momento. In questo momento onoriamo la memoria di un grande fratello nostro che ci viene a mancare, anche perché Tonino, più di un amico, era un fratello per tutti noi. Questo ci rammarica tanto, ma la vita è questa. Continueremo anche per lui a fare il nostro lavoro come l'abbiamo sempre fatto, con i valori che anche lui ci ha un po' inculcato a tutti noi. Ricordo di Tonino Cerro, ricordo bellissimo, una persona pulita, una persona con cui io, sia a livello personale ma soprattutto a livello familiare, ero molto legato, una persona positiva, un galantuomo, e di quelle persone che purtroppo mancheranno al mondo del calcio. Persona che ha dato ai giovani, direi, grandi segnali, grandi valori di sport, di amicizia e soprattutto del rispetto del valore dello sport. Sicuro una persona che ci mancherà. Mancheranno le sue battute, il suo spirito, perché riusciva sempre a sdrammatizzare in qualsiasi occasione. E noi lo vogliamo. Oggi vedo tanta gente, tanti addetti ai lavori, tanti tecnici, tanti amici, tante famiglie, tanti bambini. Vuol dire che ha lasciato veramente qualcosa di importante, e soprattutto vuol dire che ha lasciato dei valori e dei messaggi importanti a tutti. Questa è la testimonianza, la presenza di tanta gente oggi qui ai suoi funerali. Tonino Cerro è stata un'istituzione del calcio palermitano, prima da calciatore, anche se personalmente io non ho un ricordo splendido per il modo con cui ha aiutato Pino Caramano nella rifondazione del Palermo dopo
dopo la cancellazione, un anno particolarissimo, un anno di C2, un anno dove c'era bisogno di intanto ricreare un amore, e Tonino è stato bravissimo in quello. Non c'è giocatore di quell'epoca che non lo ricorda in maniera straordinaria. È stato un anno solo nel Palermo, ma ha lasciato una traccia, secondo me, indelebile, tant'è che lo ricordiamo tutti anche per la sua attenzione poi successiva nel cercare di rinforzare le realtà locali palermitane con l'attività anche delle scuole calcio. Insomma, Tonino resterà sicuramente una persona importantissima per il calcio palermitano, e speriamo di proseguire il suo lavoro comunque sia in maniera tale che il suo ricordo resti eterno. A Tonino ci sarebbero tante cose da dire. Io ho avuto la fortuna di giocarci un anno pure insieme, è stato qualcosa di fantastico. Gli aneddoti sono veramente tanti. L'ultimo che ricordo è stato in una partita che abbiamo giocato Juventina TF in casa da noi. Io mi andai a sedere in panchina con lui invece che nella mia panchina. Ero tra lui e Pippo Anello. A un certo punto della partita lui ha detto a Pippo: Pippo, dobbiamo portare tale giocatore dall'oculista. E Pippanello disse: Tonino, ma perché? Cioè, perché mezz'ora che dà calci agli avversari e ai compagni, ma la palla non la prende mai. Questo era Tonino, ma ce ne sono mille. Quando giocavamo insieme anticipava l'attaccante, si metteva la mano a mo' di benda in un occhio e diceva: io con te posso giocare come Moshe Dayan, che era uno, insomma, era un personaggio positivo. Credo di non ricordarlo mai incavolato. Se si incavolava lui riusciva a mantenersi sempre sereno e tranquillo, e riusciva a comunicare questa sua serenità. È una gravissima perdita, veramente, quando si dice un maestro, maestro in senso lato, veramente un maestro. Credo che tutte le scuole calcio debbano qualcosa a lui. Non è facile ricordare Tonino Cerro nella qualità di presidente provinciale dell'associazione allenatori AIAC di Palermo, che rappresentava direi mille più allenatori abilitati della provincia, e soprattutto il suo impegno sui giovani, dove ha rinunciato a fare il professionista seriamente e si è impegnato con i giovani, e le sue idee, come molto spesso ci scontravamo, o la sua, come posso dire, ritorsia agli usi moderni delle mail, della convocazione dei direttivi, della posta elettronica, del computer, che lui era un uomo di campo, e quindi su questo noi lo ricordiamo sempre, perché era più prolifero dei miei presidenti provinciali, nel senso delle manifestazioni che faceva su Palermo, che non riguardava solo il confronto di allenatori, riguardava riunioni con psicologi, riguardava preparatori atletici, cioè tutta una materia del calcio che lui voleva sempre misurarsi e sempre controllare, nel senso di divulgarla e dare la possibilità anche a chi arrivava dopo di metterla a contatto con i vecchi. Quindi questo confronto lui l'ha avuto sempre, sempre una parola, una battuta, uno scherzo, mai una parola fuori le righe, e su questo io sono cresciuto con lui, e quindi era quello che mi svegliava la mattina alle 8, la sera alle 9 per la solita telefonata, a delibera, che si fa e che non si fa, però molto piacevolmente, quindi quando non lo sentivo quasi mi mancava. E purtroppo adesso che, insomma, tecnologicamente, tra internet e i contatti che abbiamo, potevamo anche ampliare questo movimento, questo confronto, lui ha deciso momentaneamente di lasciarci, perché ci incontreremo sicuramente. In ogni caso il suo ricordo indelebile e gli insegnamenti sono quelli che resteranno a tutti noi, allenatori e non. Parlare di Tonino Cerro mi sembra superfluo. La testimonianza è di tutti questi amici che siamo qua, che ci siamo ritrovati in questa circostanza molto 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 dove sicuramente non avremmo voluto esserci. La cosa che ricordo di Tonino in modo particolare è quello che riusciva ad unirci a tutti, mai una parola fuori posto, mai chi ha avuto modo di parlare male di qualcuno, e questo penso dovrebbe servirci a tutti di insegnamento, in quanto nel nostro ambiente non facciamo altro che sparlarci uno con l'altro, e lui questo non l'ho mai fatto. Grazie. Mi ricorda ancora e penso sempre a lui quando in una partita di beneficenza a Catania, io già finito, avevo una certa età, saltai, e lui venne da me e dice: Adriano, ancora hai questa elevazione a questa età? E mi è rimasta impressa questa parola sua, a parte dopo l'amicizia e il ragazzo che era stupendo, ha cresciuto mio figlio, quindi di lui posso parlare solo,
gli ha insegnato, oltre che del buon calcio a mio figlio, dell'ottimo calcio, gli ha insegnato a vivere veramente, perché ne sono grato. Buongiorno, sono Agostino Norati, il presidente dell'AIAC di Trapani. Vorrei comunicare, lasciare un segnale di Tonino Cerro, che oltre ad essere un grandissimo uomo, soprattutto un grande amico, un affettuoso, sincero, onesto, e quello che doveva dire lo diceva a bocca aperta, senza altri termini, per cui credo che sono pochi a errare le persone di questa portata e con un grande carisma. Dico sempre che Tonino, chi vedeva, a parte l'amicizia fraterna che c'era con lui, il suo motto era: fratello, come stai? Ciao Augusto, come stai? Oppure così, questo lo faceva con tutti, quindi credo che Tonino non morirà mai. Rimarrà sempre nello spirito, nella mente di ognuno di noi e di tutta la città di Palermo. Io vorrei ricordare Tonino Cerro come un grande uomo, un grande amico. Siamo stati assieme ad Alcamo e tutte e due avevamo il ruolo di stopper. Ebbene, su Tonino, invece di impegnarsi a giocare lui in prima squadra, mi allenava e mi diceva sempre: io non voglio perdere un amico, cioè io voglio che tu giochi. Mi allenava lui personalmente, tanto per fare capire che uomo era Tonino Cerro, questo solo. Poi, come una cosa sorridente, siccome giocavamo a Alcamo e salivamo assieme con Natale Casisa, e allora lui aveva il vizio che si metteva dietro perché era alto, no? E si levava la scarpa, il calzino, e metteva il piede al posto del cambio. Il mister ogni volta toccava il piede e diceva: ma il suo cambio che fa un trust? E le risate che ci facevamo ogni viaggio che andava male. Questo era Tonino Cerro. Sì, volevo dare un ultimo saluto a mister Cerro, che per me è stata una persona importante per la mia crescita, non solo come calciatore, ma anche e soprattutto come uomo. E se adesso faccio il mestiere dell'allenatore, anche grazie a lui, perché già da piccolo mi ricordo le sue lezioni tattiche, le sue lezioni di vita. Era una persona che si faceva tantissimo volere bene, e nello spogliatoio era una persona amata, e noi per lui davamo tutto. Poi quando io ho smesso di giocare, lui ha smesso di allenare, per me era sempre un punto di riferimento. Spesso lo andavo a trovare alle siepi, passavamo pomeriggi a parlare di calcio. Rimarrà sempre dentro il mio cuore il suo ricordo, e vivrà sempre dentro me e dentro gli amici del calcio che hanno avuto la fortuna, il piacere di conoscerlo. No, una detto su Tonino. Dico, quando mi ha portato a Palermo, io ho dato la parola al Venezia di Zamparini in C2 come altro allenatore. Mi telefona Tonino e Caramanno, mi dicono: stiamo costruendo qualcosa per Palermo, dobbiamo vincere, devi cercare di venire a Palermo. Io vengo a Palermo, la prima frase che mi dicono: arriva a Palermo, parliamo, ora firma. Dopo che avevo messo la firma, da questo momento in poi dimenticati la famiglia e tutti, devi pensare solo a portare Palermo in C1. Questa è la prima cosa che mi hanno detto, questa è la cosa che mi ha fatto grande, soprattutto nei suoi cuori, perché sia di Tonino che di Caramanno ho un ricordo e un affetto molto, molto grande. E allora io voglio ricordare Tonino Cerro, oltre che come allenatore, un grande amico. Io voglio raccontare un piccolo episodio quando eravamo a Reggio Calabria con mister Caramanno. Allora mi incontra per strada, io con la mia famiglia, e mi dice: andiamo a prendere un caffè. Io ben volentieri lo faccio salire, metto mia moglie dietro e ci avviamo. Dice: dove ci fermiamo? Dice: cammina, mi porta in un paesino, andiamo a trovare suo fratello, mi fa fare 50 chilometri per andare a prendere un caffè. Questa è stata una cosa bella, perché lui sa che io di nonno io potevo dire, avendo un legame con lui importante, perché oltre che essere un allenatore era un amico, quindi mi confidava tantissime cose.
era tutto, anche perché l'ho avuto anche come compagno di squadra, quindi l'ho conosciuto bene, so che carattere aveva, si metteva a disposizione degli altri. Insomma, oggi si è parlato un po' di tutte le cose, delle cose buone e belle che ha fatto in questo momento qua a Palermo e non solo, anche in tutta la Sicilia. E lo ricordano in tanti, e io lo ricorderò sempre perché rimarrà sempre nel mio cuore. Il mio ricordo di Tonino, tanti ricordi. Forse quello migliore è i primi anni della Panormus, settore giovanile, allenatore del gruppo esordienti e poi giovanissimi, classe 82, 83, anche qualche 81, quindi mio fratello Emanuele, D'Agostino, Armando Perna, quindi quei ricordi belli e soprattutto le sue battute, insomma, in siciliano. Le sue battute in siciliano, ma soprattutto i suoi modi, insomma, di sdrammatizzare, e il suo stile, lo stile Cerro. Credo che lui abbia fatto opera di proselitismo nei confronti di molti allenatori che oggi sono stati i suoi ex allievi e che seguono i suoi dettami. Un pensiero di, per esempio, ricordo quello di Massimo Osman, proprio diceva, cioè lui ha formato una leva non solo calcistica, ma di istruttori di calcio, di educatori di calcio, e credo che questo sia il modo più bello, anche se ovviamente, insomma, quello che mi preme dire è che oggi come oggi, diciamo, bisogna sempre ricordarselo stando anche vicino ovviamente alla famiglia. Giuseppe, il figlio, per esempio, è uno che sta nel calcio, e quindi per poterlo rispettare e onorare, insomma, la sua memoria, spero, insomma, che Peppe possa rimanere nel calcio e possa insegnare quello che suo padre gli ha trasmesso. Prego. Devo di Tonino. Tonino, questo posso dire, che è come se fosse andato via il mio, io ho due figli, è andato via l'altro figlio mio. Questi sono stati i rapporti instaurati con Tonino, una vita convissuta nel bene e nel male, e quindi ne ho risentito a questo livello, sul livello di una persona che è più di un familiare. Grande manifestazione d'affetto, come avete visto, nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri e allo sport in generale. Piero, una chiusura da parte tua per testimone di quello che è successo. Ma chiudere dopo tutte le persone che abbiamo ascoltato non è facile, perché penso che per quello che abbiamo sentito, la dimostrazione di affetto, cioè proprio si tocca, sì. Si a pelle, proprio si sente. Quindi cosa dire di più? Dire soltanto, Tonino, noi quello che potevamo, volevamo darti di più, però non lo so, questo è un nostro pensiero a te, che te lo meriti, e comunque penso che lasciare questa testimonianza a Giuseppe, alla famiglia, di quanto ti vogliamo bene, e per sempre rimarrà questo nostro regalo che abbiamo fatto alla famiglia. L'abbiamo fatto con tutte le persone che mi hanno preceduto nel parlare, l'abbiamo fatto con il cuore, perché veramente vogliamo tutti bene a Tonino, e non lo dimenticheremo mai, e lo ricorderemo quanto prima possibile, con qualche manifestazione. Vedremo quello che uscirà fuori. Comunque l'importante è che ci siamo rivisti tutti con un'unica voce, per dirti ciao. Ciao Tonino. Ciao Tonino.